Ciao a tutte ragazze, bentornate, scusate, con un nuovo video. Allora, video acquisti da Tiger e ho preso qualcosina anche da Primark. Allora, vi faccio vedere prima, ovviamente, le cose da Primark. Non tutto perché alcune cose sono dei regalini che devo fare e quindi non posso farveli vedere in questo video. Allora, però qualcosina vi faccio vedere. Dunque, sapete che comunque, scusate, anche Primark sta mettendo le cose cartopazze, cioè un pochino di roba. Allora, vi faccio vedere subito questi quadernetti bellissimi. Allora, su uno è rosa con la scritta in oro, praticamente sono dei quadernetti a righe, e l'altro è insomma latte menta e bianco, sempre con la scritta in oro, e l'altro è tutto così. Devo decidere quale regalare dei tre. Ok, questi tre quadernetti. Poi ecco, ve li ho fatti vedere tutti e tre perché insomma erano tutti nello stesso pacchettino. Poi ho trovato alcune magliette. Allora, a 1,50 €, quindi me ne sono fatta un pochino di scorta. Allora, faccio vedere che sono a mezze maniche, normalissime. Allora, una è rosa, con scritto I am in charge. Il mio inglese non traspare molto, quindi ecco, faccio vedere così. Ok. E praticamente già costavano 3 €, ma erano scontate al 50%, quindi venivano 1,50 €. Poi faccio vedere prima le mie, poi vi faccio vedere quelle della Rebi. Allora, poi un'altra maglietta con questa scritta, con questo azzurrino qui, azzurro Tiffany. Belle, molto carine, in estate che va sempre bene, praticamente non si fa tempo a metterle che siamo già sudati, quindi vanno super bene. Poi un'altra azzurra con su questa farfalla grigia e questo acchiappa sogni. Poi un'altra magliettina rosa con la scritta New York e questa fantasia qua, insomma, molto carina. Eccola là. Mamma, che macello, aiuto. Poi vi faccio vedere anche quella del regalino, dai. Poi non vi faccio vedere più niente del regalino, però comunque era molto carina anche questa. È nera con la scritta Love, tutta con la fantasia dei fiori. Molto molto bella. Bellissima. Ok, adesso dei regalini non vi faccio più vedere niente perché probabilmente lo vedrete in un altro video. Poi magliette per la Rebi. Le magliette della Rebecca costavano tutte 1 € e... Mamma ragazze, aiuto! 1,75 €. Allora, ho preso questa qui rossa con tutti i coniglietti, le faccine, con la scritta Play All Day. Poi questa che è troppo tenera, bellissima, verde con la fragolina, I'm so sweet, bellissima. Poi questa azzurra con tutte le specie di emoji un pochino carine. E poi questa qui bianca, ovviamente con l'unicorno, tutto un pochino, tutto così particolare, con i fiorellini, tutto. Molto molto bella. Ok, poi ho preso altre due cosine che sono per il regalo, quindi non posso farvele vedere. E poi ho preso un orologio, ne ho preso uno così perché ne ho 1000 di orologi, ma ne ho ordinati tantissimi anche in AliExpress perché comunque sapete il prezzo non superano i 2 €. È che per andare al lavoro erano perfetti.
È solo che hanno tutti questa batteria qui grossa che praticamente sono andata in un negozio di cinese a farmela cambiare, ma non riuscivano a aprirlo. Quindi proverò sicuramente in un altro negozio. Però insomma mi serve l'orologio, quindi ho preso questo che comunque è anche carino. Con questo cinturino tipo grigio o azzurro e tutti i fiorellini intorno, molto molto bello, che è costato 8 euro, però vabbè, fa niente. Ora passiamo da Tiger. Allora, sapete che c'era la collezione nuova, volevo farvi vedere la sacchetto ma non riesco, vediamo. Ok, così e così. Praticamente era la collezione del meteo, si può dire, del meteo un po', non so, di tutto, sì, del meteo. Allora, non ho preso tutto perché ragazzi, di alcune cose davvero non saprei di cosa avermene fatte. Per esempio c'era, vi faccio vedere, l'agenda, quella fatta a borsetta, che sinceramente anche il portamonete, non so, aspettate un secondo perché sennò qua veramente faccio casino. Poi tipo c'era anche questo a 2 euro, che sono dei post-it, però non sapevo davvero cosa cosa farne. Poi in cassa c'erano delle bellissime matite con su la gommina fatta arcobaleno, con su la gommina fatta a sole, eccetera eccetera, ma erano proprio tutte malconce e quindi ho deciso proprio di non prenderle. Allora vi faccio vedere quello che ho preso, insomma, sono qua. Allora vediamo se trovo lo scontrino, perché poi devo caricarlo sull'applicazione. Se sapete che c'è l'applicazione, eccolo qua, così vi dico anche i prezzi. Allora, ho preso questa mini cassettiera che a me sembrava rosa, ma alla fine è viola. Probabilmente la luce inganna molto. Questa qui ha 4 cassetti, piccolina. E l'ho pagata 2 euro. Poi, cartoncini, questi cartoncini a 2 euro. Sono 30 fogli e sono grammati con la grammatura di 150. Poi altri cartoncini sempre a 2 euro, però sui toni, sempre grammatura 50, sono sempre 30, però questi sono con la col colore pastello, invece questi sono più colori accesi, diciamo. Poi ho preso questo quadernetto con l'arcobaleno, qualcosa l'ho preso della nuova collezione. E praticamente anche questo 2 euro, un quadernetto normale a 5 con i fogli a righe e l'interno rosa, bellissimo, molto carino. Poi ho preso cose che c'erano praticamente già alcune, però ce la posso fare. Allora queste, perché forse ero l'unica a non averle, queste graffettine qua fatte a triangolino che vengono 1 euro. Poi ho preso questi stickers che sono fluo, tutti brillantinati, sono già dell'estate, sono praticamente uguali a quelli dell'anno scorso, solo che li hanno fatti proprio sul tema fluo e glitterati. C'erano un sacco di stickers nuovi, ma purtroppo non mi piacevano, mi piacevano solo questi, infatti ho preso solo questi. Poi ho preso la mia bucatrice, perché la mia si sta un po' andando. E quella che ho preso dai cinesi, purtroppo non, questa qui non fura più, non so come mai, ma non mi buca più. Vedete, non fa più, si è praticamente spostato il buco da questo qua che spinge e non passa più, non lo so come ha fatto, però è successo. Vabbè. Poi ho preso questi timbri, questo set di tamponcini che veniva, vediamo se penso 2 euro comunque, no, 3 euro, e sono praticamente 12 timbri. Questo perché praticamente ho preso quel set che c'è da Auchan di 4 tamponcini a 1,50 euro e ho preso il mio primo clear stamp, se si chiama così, appunto da Auchan. Il tamponcino, perché sappiamo che comunque da Auchan costano veramente poco le cose, infatti questo qua tipo l'ho pagato 1,99 euro, non lo so, e questi qua
praticamente al primo set di timbrini, appunto, che ho comprato. Infatti ho appena usato la scritta questa. E appunto ho deciso di comprare questo qui, perché poi ovviamente adesso chi mi conosce, comunque chi mi segue, sa che lavoro da Ocean, quindi purtroppo è una cosa che per noi cartopazze non dovrebbe esistere, però fa niente. Comunque ecco, questi sono i timbrini, vediamo, qua ci deve essere l'argento. Poi metterò tutti nella mia cassettierina. Sono belli perché sembrano, alcuni sono glitterati, penso. Un video assurdo questo, proprio caduto due volte il telefono, sto facendo un casino allucinante. Vabbè ragazzi, ok, lo sistemo dopo. Comunque c'è anche l'oro e l'argento, ma c'è qualche colore fluo, questo, anche questo, eccetera eccetera, vabbè, anche il verde, ok, così via, perfetto. E poi come ultima cosa che c'era lì in cassa, ho preso questo. Devo organizzarmi con questo telefono, perché veramente fare video così mi sembra assurdo. Questo che veniva a 2 euro, ho pagato praticamente tutto 2 euro, che è un libricino, questo qua, fatto con lo strappino. E dentro ci sono tutti i post-it, che belli. C'è questo qui grande, poi ci sono questi qua piccolini e questi. Belli, molto belli. Fortunatamente devo dire che c'era tutto, ovvero ho visto già dei video, insomma, dei Tiger della nuova collezione, e devo dire che tutto quello che hanno fatto vedere anche le altre ragazze c'era tutto, stranamente, perché di solito manca sempre qualcosa. Poi c'erano anche gli washi sempre lì in cassa, un pezzo, un euro, però vabbè, non ho preso tutto, ripeto, perché devo un po' limitare le spesucce, però comunque qualcosa ho preso. Niente, spero che il video vi sia appunto piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!